Da alcuni anni si ha la sensazione che sia calato il silenzio sul problema, forse perché non riguarda più i cittadini considerati di serie B come i tossicodipendenti, ma cittadini che si infettano con rapporti sessuali. Questo nonostante il virus dell'HIV sia in crescita, soprattutto in Asia centrale e nell'Europa orientale, con una situazione preoccupante in Russia e in Ucraina, dove l'epidemia si diffonde con particolare gravità. Nel mondo sono 33,4 milioni le persone affette da HIV, con una quota del 67% contagiata nell'Africa subsahariana e 2,1 milioni di italiani che vivono con l'HIV nel 2008. In Italia sono stimati 180.000 sieropositivi e 22.000 malati dell'AIDS, con un 25% di sieropositivi che non sanno di essere infetti. Pensi che il problema dell'AIDS riguardi tutti o solo alcune categorie di persone? Beh, io penso che l'AIDS può essere presa da tutti, diciamo. C'è categorie, intendi come sesso? Sì, sì, sì. No, beh, riguarda tutti. Sì. Secondo me riguarda un po' tutti, perché cioè non, anche se ce l'ha una persona, sì, potrebbe capitare a tutti, insomma, e di averlo, è comunque un problema generale, non so. Tutti ciò che possono incorrere nel prenderlo, ovvero tutti. Tutte le persone che hanno rapporti sessuali, quindi tutti. Tutti. Questo è un problema che riguarda tutti quanti, ci sono categorie che sono maggiormente a rischio, ma come in tutte le cose anche chi pensa di essere immune da queste cose qua, così si è dimostrato negli anni che non è, quindi bisogna sempre stare attenti a come uno si comporta nella vita privata. Quindi? Ok, passiamo alla prossima. L'AIDS è un problema personale o un problema globale secondo te? Beh, è un problema globale perché comunque è una cosa, cioè, che riguarda diciamo tutto il mondo, dato che tutto il mondo può contrarlo con, cioè, diciamo, col sesso, ecco, il sesso è una cosa di tutto il mondo. Cioè, anche se una persona non ha abbastanza cultura magari e è superficiale, insomma, potrebbe succedere. Globale, è ovvio. Il problema globale perché è una malattia infettiva. D'accordo. È un problema globale che incomincia però da un problema personale. È normale che un comportamento di vita sano, corretto, ti evita certi rischi. Però ci sono certe categorie che possono essere a rischio perché sono categorie che possono andare a contatto con gente che è portatore di questa malattia senza saperlo e rischiano tutto, anche loro rischiano qualcosa. Tra amici avete mai parlato del rischio di contrarre malattie facendo sesso? Ma no, diciamo, non è uno dei temi di cui discutiamo spesso. Tra amici no, però magari a scuola sono venuti degli esperti o comunque delle persone a parlarne e si è creata una discussione in classe, ma tra amici no. Se ne parla sicuramente, anche perché a una certa età uno, io che poi i ragazzi più giovani, essendo un allenatore di sport, di pugilato, cerco anche di fare capire soprattutto ai ragazzi il comportamento che devono tenere nella vita privata, quindi questo è sicuramente un argomento che negli anni, fino a pochi anni fa era un argomento tabù, che invece adesso se ne parla molto più tranquillamente anche in famiglia. Sì. Conosci qualcuno che ha avuto dei problemi di questo tipo? E come ne è uscito? No. No, di amici o comunque no, nessuno. Ah, per mia fortuna no. Personalmente no. No, non conosco nessuno. Conosco personaggi che purtroppo hanno anche perso la vita e che avevo conosciuto in passato,
però che non frequentavo da tanti anni, che sono morti proprio con l'HIV, quindi è una malattia che non si può scherzare, bisogna stare molto attenti, come ho detto prima, a quello che si fa. Ok, grazie. Prego. Beh, sì. Si sa come ne è uscito fuori? Con degli antibiotici, era una cosa leggera. Va bene, grazie. Saluti. Questa pillola. No, ma veramente? Sì, perché abbiamo la gente normale che risponde. Chiama i carabinieri. È la terza, però intervista lei perché è la terza intervista, sono da 3 minuti l'una, dove comunque tu rispondi. Ma non potete doppiarvi. No, voce di un altro. Io faccio. Perché dico, ah Gianni ha detto questo. Che volete. Abbiamo 3 persone normali e una. Ancora. Vai, non avere timore, è sempre lui. Sì, sì, ma sì, infatti. Il microfono acceso va meglio. No, no, no. Ah, scusa. Normal. No, adesso è spento. Ma era a posto. Posso andare? Sì, sì.